Radio Yes, la radio della città di Roma. Ricordo i nostri numeri di telefono, lo 06 65 79 6348 e invece per chi vuole inviare messaggi il 342 4151 406. Ricordo il nostro sito radioyes.it, si può vedere e sentire in streaming il programma, e il canale 635 del digitale terrestre. Vi sto salutando per chi vedesse oltre che ascoltasse il nostro programma. E torniamo a parlare della cronaca, dell'attualità politica. Sono giorni convulsi, intensi, dove insomma abbiamo bisogno di capire meglio e cercare di analizzare quello che sta succedendo. Oggi lo facciamo con l'ausilio di Alberto Di Maio, il responsabile delle pagine politiche del Tempo. Ciao Alberto, benvenuto a Radio Yes. Ciao Francesco e buongiorno a tutti. Allora, pare ormai abbastanza chiaro che il presidente del Consiglio, Mario Monti, si toglie la giacchetta di tecnico e si mette quella di politico, di contendente rispetto a Bersani, Berlusconi e al Movimento 5 Stelle, che pur non candidando Grillo comunque è ormai una realtà che sta lì nella politica italiana. Ecco, negli ambienti politici tu segui Transatlantico, i capannelli dei parlamentari, ecco, come viene commentata e recepita, come viene vissuta questa probabilissima e prevedibile ormai scesa in campo del presidente Monti e alla guida di questo raggruppamento centrista? Beh, ovviamente in modi molto differenti, perché se c'è una parte politica che è il cosiddetto centro formato dall'UDC di Casini, da FLI di Gianfranco Fini e da altri movimenti nati nella società, più o meno nella società civile, come Italia Futura di Montezemolo, o penso ovviamente al contributo che stanno dando le ACLI e la CISL, sì. Ecco, se per tutti loro la discesa in campo di Monti è una bella notizia e soprattutto il raggiungimento di quello che è stato in questo ultimo anno il loro obiettivo, invece insomma i parlamentari del Partito Democratico storcono il naso, certo. Perché ovviamente ora la vittoria sulla carta del Partito Democratico, se dovesse candidarsi Monti, come appunto ormai sembra probabile, verrebbe piuttosto ridimensionata. Ecco, scusami Alberto, una domanda. Il PD e la coalizione di centrosinistra che porta Bersani, ricordo ai nostri ascoltatori, è composta da Partito Democratico, SEL di Vendola e PSI di Nencini, ecco, i commentatori la danno troppo come dire, orientata verso sinistra e in parte un po' lontana da quell'agenda Monti che tanto, di cui tanto si parla e che è un percorso di provvedimenti e di azioni riformiste da portare avanti, che sono un po' lontane dal pensiero di questa coalizione politica. Ecco, non pensi che questo possa creare veri problemi a Bersani e questo raggruppamento di centro possa diventare poi a elezioni eccellenti per il centro-sinistra, per avere una credibilità internazionale? Ma io credo che il centro, diciamo così, del Partito Democratico è in bilico. Credo che quando Monti annuncerà la sua disponibilità a fare il
candidato a Palazzo Chigi, il PD potrebbe avere anche alcune defezioni in quella parte cattolica, insomma più moderata, dei suoi parlamentari. Diciamo i fioroni, questo... esattamente. Ma lo stesso Ichino, Morando, che sono i veri riformisti nel PD, avrebbero problemi, credo. Ma sicuramente loro avranno, sono in tanti quelli che avranno dei problemi, però ecco, io credo che Ichino e gli altri resteranno nel partito. Penso invece che il gruppo vicino a Fioroni, insomma, potrebbe avere alcune defezioni, insomma qualcuno potrebbe passare con la lista Monti. Il punto è che Bersani però non può fare altrimenti, nel senso che se si candiderà alle elezioni il cosiddetto quarto polo, vale a dire gli arancioni di De Magistris con l'Italia dei Valori di Di Pietro, portando magari come candidato premier Ingroia, allora Bersani deve fare il partito di sinistra, diciamo così, deve pendere a sinistra, se no rischia di perdere voti sia al centro con l'UDC e tutta la lista Monti, sia a sinistra con l'Italia dei Valori, gli arancioni e gli altri movimenti che poi si metteranno insieme appunto in questo quarto polo. Credo che sia inevitabile per Bersani, anche per la scelta che ha fatto di candidarsi, di allearsi con decisione con Sel di Vendola, pendere in maniera decisiva a sinistra. Questo ovviamente porterà in bilico tutti gli ex popolari, che a questo punto potrebbero passare con Casini e compagni. Ecco, quindi si sta un po' delineando quella che sarà l'offerta politica. Probabilmente il 24 di febbraio si andrà a votare e diciamo abbiamo un'offerta di sinistra-centro capitanata e guidata da Bersani, un'ipotesi di centro-moderato guidato da Monti con Casini, Montezemolo, Fini e un destra-centro, centrodestra, vedremo di capire meglio come, guidato da Berlusconi, che un po' tiene con molta fatica, devo dire, tutti i pezzi un po' che sono andati in frantumi del suo PDL. Diciamo che ormai abbiamo quasi chiaro l'offerta, poi c'è Grillo, e poi c'è la Lega, che non ho capito bene dove andrà a finire, un po' così mi pare di capire. Beh sì, ecco, ci aggiungerei appunto gli arancioni di Pietro, insomma, diciamo questo che loro lo chiamano il quarto polo, ma associazione, sai, la Lega... magistrati più che un raggruppamento politico. Sì, diciamo che sono tanti magistrati ormai in politica, quasi quanto i giornalisti, perché anche i giornalisti, insomma, ce ne sono tantissimi, però però diciamo fa meno effetto. Soprattutto fa meno effetto che magari un magistrato che fino a pochi giorni fa è stato impegnato in un'inchiesta delicatissima, che poi appunto dopo pochi giorni invece si candida alla politica e quindi diventa uomo di parte. Insomma, io credo che bisogna non solo essere al di sopra delle parti, ma anche sembrare al di sopra delle parti, anche solo sembrare al di sopra delle parti, oltre che essere. Ecco, mi pare che nel caso di Ingroia questo non ci sia. La Lega invece credo che si allerà alla fine con il PDL, non credo che abbia grandi margini. Certo, il PDL dovrà regalargli tutto il nord, cioè dovrà dargli la possibilità di candidare Maroni alla presidenza della regione Lombardia, così dopo il Veneto e il Piemonte anche la Lombardia potrebbe andare al carroccio, in cambio di un'alleanza alle politiche con il PDL. Credo che insomma Berlusconi andrà con il vecchio schema PDL più Lega, che da una parte è inquietante. Ma al Senato fa male quel raggruppamento, perché potrebbe rendere ingovernabile il paese una Lombardia o un Veneto o un Piemonte che vengono conquistate da questa coalizione, diventa un problema poi governare. Ma Berlusconi credo che punti proprio a questo. Cioè lui dice che punta a vincere, giustamente, sì, vabbè. Ma
ma non credo che possa illudersi di avere possibilità, anche se c'è da dire che la situazione per quanto può sembrare inquietante, cioè può sembrare pazzesco che Berlusconi si ricandidi per la sesta volta a Palazzo Chigi, però c'è da dire che nonostante tutto è ancora quello più gradito dall'elettorato, nel certo. senso che ovviamente non prenderà più il 38% dei tempi d'oro, però insomma prenderà un 20% probabilmente, ma secondo almeno i sondaggi, e lo dicono in maniera trasversale, è ancora quello che prende più voti in quel campo, cioè Alfano e oppure altri esponenti importanti del PDL non riuscirebbero comunque ad arrivare alla sua percentuale, e quindi, come dire, con la forza dei numeri si ricandida a 75 anni, certo, diciamo, è... Io ieri...